hanno rischiato di non farcela, hanno rischiato di non essere qui a giocarsi l'ultimo atto, l'atto decisivo per poter trionfare, per poter conquistare la quarta edizione del trofeo Cicino Maturi nella classe regina, nella categoria 2001. Lazio e Capua se la sono vista brutta, perché prima dell'ultima partita del girone di qualificazione erano praticamente costretti a vincere e lo hanno fatto entrambe. Il Capua è riuscito ancora una volta ad arrivare all'ultimo momento decisivo per poter alzare la coppa, e aveva cominciato la propria avventura soltanto 20 giorni fa, passando una serie infinita di ostacoli, soprattutto riuscendo ad arrivare ancora una volta a poter consacrare il proprio nome, a poter scrivere la propria firma, porre la propria firma a questa edizione del trofeo, mentre la Lazio è stata invitata come società professionistica e ha praticamente giocato soltanto in questa giornata finale, ma lo ha fatto davvero molto bene, perché è sopravvissuta raggiungendo il primo posto nel proprio raggruppamento da 5. E adesso, signori, ci apprestiamo a vivere una di quelle partite che speriamo di poter ricordare nel tempo, non soltanto nella storia della manifestazione. Il Capua ha dimostrato ancora una volta di avere un settore giovanile davvero invidiabile, capace di sfornare campioni su campioni. La Lazio non ha bisogno naturalmente di presentazioni, è qui per cercare di spezzare questo sogno della vittoria al Capua, per negargli la possibilità di dare continuità al successo che ha ottenuto lo scorso anno. Gentili signore e signori, buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi. È inutile che vi leggiamo nuovamente le formazioni, le squadre praticamente sono qui da questa mattina e hanno giocato tante partite senza soluzione di continuità. Bisogna soltanto aspettare il fischio del direttore di gara, che arriva in questo momento. Primo possesso da parte del Capua, sarà una finale bellissima, siamo sicuri di questo. Sicuramente la visibilità con i fari, che purtroppo sono puntati proprio vicino alla nostra postazione, faranno sì che non riusciremo a identificare sempre nel migliore dei modi tutti i giocatori in campo. Inizia dunque questa partita con il Capua che prova a imbastire questa prima azione. Rimessa laterale adesso a favore della Lazio. Direttore di gara che adesso viene invitato dalle persone che sono in tribuna a indossare una casacca, perché rischia di confondersi con i giocatori della Lazio. In effetti è poco più scuro, poco più scura la sua tenuta. Il Capua che adesso prova con Bravaccini, pallone raggiunto e giocato adesso da Riccio, affrontato da Attia. Rinvio da parte di Bravaccini in avanti, poi pallone che spiove a campanile, giocato da Dudu, che è stato autore di un gol bellissimo nell'ultima sfida contro la Mariano Keller, un tiro dalla distanza siderale. Ancora Riccio che lotta furiosamente sul pallone. Calcio di punizione a favore della Lazio con Siclari, che lascia l'incombenza a Attia, e poi sarà invece Armini a mettere tutti d'accordo. Sarà lui a battere questo calcio di punizione, mucchio selvaggio all'interno della lunetta dell'area di rigore. C'è un'atmosfera di festa, un'atmosfera gioiosa qui nella tribuna. Attenzione, c'è intanto la conclusione che è stata tentata da Nicodemo, dovrebbe almeno essere stato lui a calciare in porta. Dicevamo, c'è un'atmosfera di festa, di gioia qui sulle tribune di Ceprano per questa kermesse che ormai sta per terminare. Era cominciato il 30 maggio questo torneo, adesso siamo al 23 giugno. Dutu all'indietro, dà il pallone a Armini, il pallone in fallo laterale. Rimessa laterale battuta adesso dalla formazione del Capua, che avanza con questo tentativo per Riccio da parte di Del Prete, fermato poi un campanile che termina direttamente tra le braccia del portiere della Lazio, Cirillo.
si appresta dunque a rinviare Cirillo. Occhio, 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 occhio. Ancora un fallo di mano adesso commesso da Napolitano, ma si prosegue. Il tiro e il gol meraviglioso da parte di Sicari. Ha pescato l'angolino alto alla sinistra del portiere Picerno. Che gol che ha segnato Sicari, un gol degno di una finale, una parabola meravigliosa che si è infilata sotto il 7, disegnato con compasso e con goniometro questo tracciante. E a questo punto la Lazio ha iniziato nel migliore dei modi questo incontro. Sale in mezzo l'incitamento prima dei tifosi della Lazio e poi anche da parte di quelli del Capua. Sono passati 6 minuti e già c'è stata la prima pennellata d'autore, che può essere ascritta tranquillamente nella galleria dei gol più belli di questa kermesse. Adesso parte Semeraro, accelerazione per Cuomo sulla sinistra. D'Alessio prova a spedire al centro, ma la difesa della Lazio adesso spazza via con De Angelis, poi ancora Nicodemo che prova a lottare, ma da quella parte c'è Scarcia che gli dà sicuramente qualche noia, qualche problema. Poi Perrino che ha lottato con Siclari, l'autore del gol del vantaggio da parte della Lazio. Sempre dunque 1-0 a favore della formazione capitolina allenata da mister Zaccarini. C'è una rovesciata di Attia e poi adesso il Capua che riprende nuovamente con questa rimessa da parte di Bravaccini. Fa buona guardia ad Utu che viene pressato, gli ruba il pallone intanto cacciatore del Capua Del Prete, che ha subito fallo, vuole provarci naturalmente la formazione di mister Scialla, rimettere subito in parità la partita, vuole difendere il titolo, non sarà facile. Attenzione, una staffilata dalla lunghissima distanza stata tentata da Semeraro. Semeraro che ha dimostrato di avere un talento incredibile. Bambini, bambini, calmi, calmi ragazzi, calmi. Adesso c'è il rinvio da parte del portiere della Lazio Cirillo. Poi ancora Armini, si gira Armini e rinvia alla meno peggio questo pallone, cercando soprattutto di allentare la morsa della pressione da parte del Capua, che adesso prova con D'Alessio, difende il pallone D'Alessio da quella parte del campo, subisce fallo il cursore di fascia del Capua. In quel ruolo sicuramente è stato uno dei giocatori più interessanti, se non probabilmente il più interessante dell'intero torneo. Adesso si perde un po' di tempo, c'è Perrino che va a cacciare questo calcio di punizione, mentre si porta al centro dell'area Semeraro, che in un primo momento sembrava dovesse essere lui a cacciare. Parte Perrino, proprio Semeraro, prova lo stacco di testa messo fuori dalla difesa della Lazio, che adesso riparte. Altro colpo di testa da parte di Iannotta, poi riparte la Lazio, attenzione, velocissimo sulla fascia destra del numero 7 Cerbara, che mette dentro questo pallone, non ci arriva per pochissimo Siclari. Capo che deve stare attento a non subire il 2-0, perché sarebbe un colpo quasi mortale, considerato che la gara dura davvero molto poco. Ancora la Lazio che ci prova con questo rilancio da parte di Mengoni, si accende un duello sulla fascia destra,
in una zona del campo dove sinceramente vediamo molto poco, siamo proprio di fronte, lontanissimi, con i riflettori puntati sugli occhi, insomma facciamo molta fatica. Rilancio da parte del portiere Epicerno, che è stato battuto da un'invenzione di Siglari. Adesso cerca questa penetrazione del prete, velocissimo del prete, mette in movimento Riccio che lascia scorrere il pallone e poi crossa, un pallone invitante che viene messo fuori ancora una volta da Armini. E poi c'è stato Perrino che ha toccato per ultimo. Ancora un passaggio da parte di Iannotta e poi Corcione ha provato di destro, tiro dalla lunga distanza, ha seguito con lo sguardo il portiere della Lazio. Cirillo che non ha potuto far altro che seguire appunto la sfera terminare fuori, giustamente direi. Adesso scarcia, perde questo confronto con Nicodemo, velocissimo, schizza via Nicodemo che è una meraviglia, prova a raddoppiare Semeraro su di lui e questa volta dobbiamo dire che la percussione, l'accelerazione di Nicodemo ha messo un po' di ansia alla retroguardia del Capua. Scarcia era stato superato, poi ha dovuto rimediare in affanno Semeraro. Vedere la difesa del Capua che è in difficoltà sicuramente sorprende, vuol dire che è davvero di fronte a uno squadrone fortissimo. Una parata meravigliosa, intanto che parata da parte di Picerno, signori, colpo di testa che sembrava a colpo sicuro, incredibile occasione a favore della Lazio. Saltato probabilmente Armini su quel pallone, il capo rimane ancora vivo grazie all'intervento prodigioso, spettacolare da parte del suo portiere. Adesso sulla destra c'è questo staffilata tentata dal numero 2 della Lazio, Mengoni, trattenuta da Picerno. Dobbiamo dire che la Lazio sta giocando meglio questa partita, questa finale, sta costruendo di più, ha anche un organico sicuramente più ricco, più attrezzato per poter giocare con maggiore freschezza questo incontro. Alla fine, in una manifestazione lunga e logorante è come questa, avere più frecce da scoccare fa molta differenza, e come se la fa, però c'è anche qualità, bisogna sottolinearlo, nella formazione capitolina. Adesso c'è Siclari che ha subito fallo, adesso prova Armini che scaglia in avanti questo pallone in profondità, c'è il colpo di testa adesso da parte di D'Alessio, si continua a giocare da quella parte, c'è fuori gioco però, segnalato da Sansonetti. Ancora il Capua che deve assolutamente cercare di pareggiare i conti. Lazio che comunque sta giocando questo match con grande personalità, lo ricordiamo, il Capua lo scorso anno aveva battuto la Roma. Attenzione, arriva il gol del 2-0, un gol magnifico, bisogna togliersi il cappello di fronte a questa prodezza, a questa invenzione di Siclari che ha lasciato il segno per la seconda volta. Mamma mia, Siclari ha avuto un tempo di reazione immediato,
e ha calciato di prima intenzione un pallone difficilissimo. E il portiere Picerno praticamente ha capito subito che era spacciato, non si è neanche mosso, tramortito da questa soluzione letale da parte di Siclari, fattore dominante di questa finale, di un'ottava sopra il livello di questo torneo. Siclari che sta maramaldeggiando qui a Ceprano. Che giocatore Siclari, pensare che è un 2001, Capua, che a questo punto deve tentare l'impresa. Sarà più facile scalare l'Everest a mani nude che cercare di rientrare in partita contro la Lazio, anche se ci prova adesso la formazione di mister Scialla, che lo scorso anno aveva battuto la Roma, lo ricordiamo. Parte adesso velocissimo Nicodemo. Ma il pallone comunque era raggiungibile per lui. Adesso ha provato Semeraro a rilanciare lungo, è stato disturbato però da un calciatore della Lazio. Mengoni adesso controlla il pallone, però ha terminato in out, mentre ormai siamo abbondantemente oltre il tempo regolamentare, siamo al 15 e 30 secondi, dunque dovrebbe finire da un momento all'altro. Non ci sono infatti gli estremi per il recupero da parte del direttore di gara. Vediamo se però il Capua riesce a rientrare in partita. Corcione ha provato a saltare di testa, anticipato da De Angelis, cerniera difensiva della Lazio, che ha funzionato benissimo in questa prima frazione. Adesso c'è un contatto proprio davanti alla panchina del Capua, nessun fischio da parte del direttore di gara. 2 squilli di tromba da parte di Siclari stanno risolvendo questa finale. Capua che ha provato un paio di volte a rendersi pericolosa, finora però senza riuscirci. Calcio di punizione adesso accordato al direttore di gara, dal direttore di gara a favore del Capua. Affidato al solito Semeraro, fiondata di Semeraro, spazzato via questo pallone lontano dalla difesa, dall'area di rigore appunto della Lazio. Altro fuorigioco di Cuomo, non è rientrato in tempo. Ancora una volta ha fatto salire bene il reparto Armini e De Angelis. Armini che ha adesso lanciato lungo il pallone e poi cade a terra. Un calciatore della Lazio, ma finisce il primo tempo 2-0. Ha segnato una doppietta fantastica Siclari, e dunque il Capua adesso dovrà davvero provare tutto per tutto nella ripresa per cercare di rientrare in partita. Per il momento è tutto, ci risentiamo fra qualche istante per vivere insieme la seconda frazione di gioco di questa finalissima del quarto Memorial Gigino Maturi, categoria 2001. Secondo tempo tra Lazio e Capua. Finale che sta prendendo una piega abbastanza favorevole, anzi decisamente favorevole alla Lazio, che è sopra 2-0 grazie alla doppietta segnata da Siclari. Adesso il Capua cercherà in questo quarto d'ora di ritornare in partita. Non sarà per nulla facile, Lazio ha in mano ormai la finale, ha in tasca il successo grazie alle due segnature realizzate proprio da Nicodemo, una più bella dell'altra. Adesso ancora la Lazio che prova ad attaccare, Cuomo di testa spizza il pallone dentro Attia, poi arriva il fuorigioco che è stato segnalato da Diego Lombardi, l'assistente
numero 1 del direttore di gara che sta arbitrando questo match. Ancora un colpo di testa da parte di Armini, poi un intervento di Dutu. Riccio che adesso ha colpito il pallone di testa cercando di riportare in avanti la sua squadra, la Lazio che può ripartire, ma c'è l'intervento da parte di Scarcia e poi Riccio che spazza via da una zona pericolosa. Lazio che comunque continua a premere, c'è ancora Riccio, pallone scagliato via con efferata violenza lungo il reparto arretrato della formazione capitolina, riesce a amministrare, attenzione c'è un minimo di rischio, poi Dutu chiamate in causa numero 18, dovrebbe almeno essere lui, se non andiamo errati, Francucci, che è entrato in campo nel secondo tempo. Ancora la Lazio che adesso amministra sulla sinistra questo possesso, lancia in profondità a cercare Cerbara, ma è stato anticipato da D'Alessio di testa. Ancora adesso il capo che prova a distendersi in avanti con questo lancio per il numero 15 di Caterino, intercettato da un'ottima chiusura di Dutu. Sale adesso il Capua con D'Alessio, pronto a rimettere il pallone in gioco. Ancora ci credono i genitori, i sostenitori del Capua, mentre adesso cominciano i cambi anche nella formazione giallorossa. Uscito, almeno dovrebbe essere uscito Bravaccini con il numero 16. Vediamo se riusciamo a capire chi è entrato al suo posto. Adesso Cuomo prova a indirizzare questo pallone al centro, ribattuto Perrino sulla sinistra per D'Alessio, cross di D'Alessio ribattuto, attenzione perché da quella parte c'è il sinistro tentato da Natale, neutralizzato dal portiere della Lazio Cirillo. Non pensiamo infatti che sia cambiato il portiere della Lazio, vediamo di capire se si tratta ancora proprio di Cirillo. Adesso il pallone viene spazzato via, ancora un pallone buttato in mezzo mentre Riccio è rimasto un contuso adesso a terra, si rialza, riparte la Lazio sulla sinistra con Francucci, pallone in profondità per Nicodemo. Nicodemo che è scatenato e poi non riesce a concludere in porta, esce Picerno su di lui, ha fatto una fatica incredibile Scarcia ad arginarlo, si era fatto anticipare, è venuto a supporto però il proprio portiere che è riuscito dunque a chiudere a Nicodemo la strada. Altra rimessa laterale, ancora la Lazio che ci prova con questa staffilata che si infila sul secondo palo, altra meraviglia, altro gol fantastico di Napolitano, qui davvero si assiste a un tripudio di segnature che sono un cameo, la crema davvero del calcio, un siluro dai 25 metri sul secondo palo, anche questa volta davvero Picerno non poteva far altro che raccogliere il pallone in fondo al sacco, davvero una serata sfortunata per Picerno che è stato trafitto in effetti da tre magie, da tre tiri che davvero erano impossibili per lui da intercettare. Adesso il Capua ha mollato, dobbiamo dire 3-0, la Lazio ne aveva di più, aveva più energie in corpo e poi ha trovato anche ispirazione nei due attaccanti. C'è una sostituzione di massa adesso da parte di diversi giocatori della Lazio, esce anche il portiere titolare, dovrebbe essere Cirillo ed è entrato Giordani o viceversa, insomma cerchiamo di individuare i numeri del portiere per capire se corrisponde a verità quanto abbiamo appena detto. 3-0 e il capo a questo punto dovrà abdicare dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno contro la Roma. La Lazio ha dimostrato di meritare di succedere nell'Albo d'Oro nella
classe più importante nella categoria regina, appunto il 2001, quest'anno questo trofeo Cuomo. Vediamo se il Capua riuscirà comunque ad avere la verve, il brio per cercare di accorciare quantomeno le distanze. La Lazio non ha quasi mai subito, dobbiamo dire, in difesa. La mancata presenza comunque da parte di De Biase sicuramente ha inciso in questa finale. De Biase è un giocatore di fantasia, un giocatore che da solo può spaccare le partite. Adesso ci ha provato Semeraro, che è sempre un calciatore che non molla mai fino all'ultimo secondo e non accetta giustamente la sconfitta. Adesso ha provato questa solo, il suo tentativo però non ha avuto fortuna. Adesso prova a rincorrere il pallone Felici. Il rinvio da parte di Giordani. Alta rimessa laterale. C'è spazio un po' per tutti adesso a raccogliere la gloria di un successo che è prestigioso, perché questo è un torneo che sta crescendo moltissimo, sta diventando ormai un punto di riferimento di moltissimi sportivi appassionati. Altro fischio. Calcio di punizione ancora a favore della Lazio. Riparte allora il Capua con Felici. Scusate, con Di Caterino naturalmente, abbiamo un attimo confuso le liste. Adesso cade a terra e forse si fa male, abbiamo sentito un urlo, speriamo non si tratti di nulla di grave, no, si è subito rialzato il giocatore della Lazio, fortunatamente. Altro lancio in profondità adesso con il calciatore della Lazio, che riceve adesso un colpo sul viso a causa di una pallonata. Si trattava di Petricca. Si era un po' stordito, ma è in grado di riprendere. Petricca rimette per Fonso, poi ancora Fonso. Se ne va allora Semeraro, ancora Semeraro, accelera Semeraro, trova spazio Semeraro, cross ribattuto da Dutu, calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto da Perrino, mette fuori la retroguardia della Lazio, che adesso riparte velocissimamente sull'out di sinistra con il solito Dutu, però viene anticipato questa volta da Scarcia. Adesso c'è Semeraro che è praticamente diventato un attaccante aggiunto, infatti gioca adesso questo pallone. Semeraro si allarga, gioca adesso la sfera per il proprio compagno di squadra, poi D'Alessio. Non riesce a far filtrare il pallone adesso da quest'altra parte, prova ad attaccare Felici. Capo che torna nuovamente in possesso della sfera. Ancora Capua con Del Prete. Lancio di Del Prete per Di Caterino, fermato ancora una volta da un attentissimo De Angelis. Ha giocato molto bene De Angelis in difesa, al pari del suo collega di reparto Armini. Lazio comunque non ha avuto punti deboli in questa sfida, è stata solida in difesa, esiziale in attacco e poi ha giocato stupendamente per tutto il torneo. Dunque ci sentiamo di dire che è la squadra che ha meritato di
vincere questo trofeo. A questo punto possiamo dirlo con certezza, perché mancano meno di 4 minuti al termine e ci sono 3 gol di differenza. Nel calcio abbiamo visto di tutto, abbiamo visto anche nel 2002 una squadra come il Capua vincere una rete a zero, avere il calcio di rigore per andare sul 2-0 a 3 minuti dalla fine, avere 2 uomini in più e poi uscire dalla manifestazione prima poi di essere ripescata e di vincere poi il trofeo. Ma questa era un'altra storia. Altro calcio d'angolo, attenzione, cross al centro da parte di Fonso e poi c'è un fischio da parte del direttore di gara. Ancora Capua che adesso prova con Semeraro, tocco da parte del numero 13 Stellato, lancia in profondità, adesso si lotta a centrocampo ancora una volta con la Lazio che sta vincendo praticamente tutti i duelli. Vantaggio fa sicuramente aumentare l'energia in corpo. Altra bella chiusura difensiva da parte dello inscalfibile giocatore biancoceleste Dutu. Scarcia adesso, butta via questo pallone, colpo di testa da parte di De Angelis. C'è la bandierina che si alza, sinceramente non pensiamo potesse esserci fuori gioco, forse è stato fischiato un fallo, un semplice fallo, dovrebbe essere così, su De Angelis. Scarcia intanto va a vuoto, attenzione che se ne va un'altra volta Nicodemo, Nicodemo velocissimo, calcia in porta Nicodemo, non trova il quarto gol per un Inezia, praticamente per un non nulla. Azione vertiginosa di Nicodemo, tagliato il campo in orizzontale, poi accelerato sulla destra, calciato sorprendendo tutta la retroguardia del Capua. Non ci sarebbe mai arrivato l'Ipicerno, crociato molto bene sul secondo palo, ma il pallone è terminato sul fondo dopo aver accarezzato il legno della porta. Ormai manca un minuto al termine, un minuto per consacrare la Lazio quale squadra vincitrice della quarta edizione del Memorial Gigino Maturi. Adesso Dutu gioca nuovamente il pallone per De Angelis, fraseggio della Lazio che però non si chiude, passaggio sbagliato di Francucci, va a recuperare adesso il pallone calciatore del Capua che non riusciamo a riconoscere perché è davvero troppo lontano dalla nostra postazione. Di Caterino tenta l'incursione, non gli riesce. Perrino, rimessa laterale di Perrino e poi c'è questo tentativo da parte di probabilmente non riusciamo veramente a riconoscerlo, troppo lontano rispetto a dove ci troviamo, proprio sotto i fari, insomma, sono formiche per noi da quella parte, i giocatori. Sta per concludersi comunque questa sfida con la Lazio che ormai sta aspettando, esattamente anche come il Capua, il fischio finale, una bella finale che è stata risolta dalla doppietta di Siclari e poi dal gol di Nicodemo. Parte adesso nuovamente in velocità Semeraro sulla sinistra, cross al centro di Semeraro e due tempi, se la cava egregiamente Giordani. Entrato in campo, ha dato ulteriore sicurezza a un reparto che comunque non ha sbagliato nulla.
non ha concesso spiccioli, neanche gli spiccioli al Capua. Hanno messo il segnale di vieto d'accesso per gli attaccanti avversari. Il Capua è costretto a abdicare, defenestrato e detronizzato dalla Lazio, che diventa dunque la squadra che alzerà il trofeo in questa quarta edizione del Memorial Gigino Maturi. Si abbracciano i giocatori della Lazio, che naturalmente sono soddisfatti e contenti per aver colto questa affermazione. Il Capua è un po' deluso, un po' scoraggiato per come sono andate le cose, e con queste immagini vi salutiamo, vi diamo appuntamento a questo punto alla prossima edizione, la quinta di questo meraviglioso torneo Memorial Gigino Maturi. Ed è tutto da Enrico Pasquali Coluzzi.